Quattro indagati, uno in carcere, tre domiciliari. È il risultato dell'operazione che, dalle prime luci del giorno, ha visto impegnati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore in un'operazione a Rione Traiano a Napoli. Circa 100 militari hanno eseguito arresti e decine di perquisizioni. L'operazione ha consentito di sgominare una banda dedita ai furti d'appartamento. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine avviata nel novembre del 2013 e conclusasi a marzo e che ha portato all'individuazione di un gruppo di persone dedito proprio ai furti. Si tratta nello specifico di Carlo e Giuseppe Perrella, Vincenzo Liparotti e Maria Luisa Mazio. Agli indagati al momento sarebbero stati contestati quattro furti in abitazione e tre tentati furti nei comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, che hanno consentito alla gang di portare via un bottino di almeno 300.000 euro. Ascoltiamo i dettagli dell'operazione dal PM Roberto Lenza e dal comandante del reparto territoriale di Nocera Inferiore, il maggiore Enrico Calandro. Si tratta, gli autori di questi furti fanno parte di un gruppo criminale che orbita nel rione Traiano di Napoli, un quartiere noto negli ultimi mesi per fatti che non attengono certamente a questa attività di indagine, ma che sicuramente esprime la difficoltà delle forze dell'ordine di operare in un contesto ambientale difficile. Un'indagine breve perché c'è necessità da un lato di raccogliere elementi di reità a carico dei soggetti, ma dall'altro canto c'è esigenza per noi di porre termine ai furti in abitazione, che sono una tipologia di reati, cosiddetti reati predatori, che incidono su quella che è la sicurezza percepita da parte dei cittadini e sui quali noi profondiamo i maggiori sforzi.